Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non stiamo pescando, ma parleremo di attrezzature. Nello specifico andiamo a parlare delle mie nuove TX4, delle canne da car fishing che ho usato quest'anno. Mi avete chiesto veramente in tantissimi informazioni su queste canne e oggi siamo qui per darvele. Andiamo subito a parlarne. Allora, oggi non voglio soffermarmi tanto sui dettagli di questa canna né andarvi a fare una scheda tecnica molto precisa, perché io vi consiglio sempre di visionare le schede tecniche online e di andare a vedere le canne in negozio per toccarle con mano e decidere se questa è la canna giusta per voi. Comunque sia, vi faccio una piccola descrizione: la canna è molto sottile, ha un grezzo in carbonio basato su un carbonio HPC 100. Ho chiesto informazioni al riguardo della dicitura 100 e non ho ricevuto molte informazioni, non ho ancora capito bene cosa voglia dire. Comunque teoricamente sta ad identificare la cura del carbonio, quanta resina c'è e quanto carbonio c'è. Ad esempio sulle canne più alte la dicitura è 2, 2,50, eccetera. Comunque sia, troviamo un manico veramente molto comodo, che è in termorestringente teoricamente, ha un grip veramente fantastico, una placca porta mulinello che è spaziale, veramente molto bella da vedere, solida, però magari dopo andiamo a parlare un pochino meglio, perché con i big tip non mi dà questa sicurezza, ecco. La canna è full carbon, molto curata e diciamo che l'hanno lasciata grezza apposta per proprio far vedere i particolari del carbonio. Troviamo il primo anello che è da 50 mm, sono in acciaio inox con pietre in silicio, non sono fusi ma sono veramente molto buoni. Allora, innanzitutto vado a dirvi perché ho comprato questa canna e quali sono gli scopi per cui ho pensato di utilizzarla. Volevo una canna che mi consentisse di fare qualsiasi tipo di pesca, nel senso che volevo pescare in cava, in fiume, piccolo fiume, grande fiume, lago e via dicendo. Vi dico subito che sono stato contentissimo perché mi ha appagato sotto tutti i punti di vista. Questa è una canna che, prendendola in mano, quando hai la bombetta carica in lenza, ti dà come quella sensazione che la spaccherai da un momento all'altro. Quando inizi a piegarla e a fare un lancio serio, cambia totalmente tutto, ti dà proprio un'estrema sicurezza e sembra quasi non avere un limite. All'inizio volevo acquistare le 3 libre 75 dedicate più al lancio, diciamo, perché comunque mi avevano detto che erano canne che erano abbastanza morbide e avevano una piega che ti consentiva di pescare anche da riva con le 3,75 senza slamare pesci. Dopodiché sono andato in negozio, le ho provate e alla fine sono caduto sulle 3,25 perché devo dire che non sono morbide ma non sono neanche troppo strong e sono veramente fotoniche. Non hanno messo le 3 libre e mezza secondo me perché la 3,25 fa alla fine gli scopi della 3,5. Comunque sono strepitose e questi sono alla fine i pro di questa canna qua, che ti consente di fare qualsiasi tipo di pesca senza nessun problema. La piega con il pesce in canna, ragazzi, è mostruosa, si piega veramente tantissimo, ti aiuta e non è neanche così difficile. E gestire i pesci non è difficile assolutamente, anche al primo pesce tu riesci a gestirlo perfettamente. Sui lanci è tutt'altra cosa secondo me, bisogna un attimo capirla. Infatti io arrivavo da una canna parabolica, una 3 libre che era molto molto diversa. Questa è una canna più dura che nel lancio, diciamo, devi capirla. Infatti nei primi lanci andavo a piegarla e poi non capivo il punto di rilascio e mi strappava come, perché voleva ancora caricare. E ho fatto qualche prova di lancio, non le ho usate tantissimo questa stagione perché comunque credo di aver fatto 25 uscite, 20 così, quindi devo ancora capirle al 100%, però sono contento e so le potenzialità che possono darmi. Ci sono le 3,75 che sono più indicate al lancio, sì, però io vi consiglio queste. Adesso parliamo dei contro di questa canna qua, perché una cosa che mi ha colpito su Instagram mentre molti mi chiedevano informazioni è che un ragazzo mi ha detto: ah, ma mi dici anche i difetti della canna, cavoli, sei bravo. Queste canne sono mie, sì, le ho comprate, ma non sono perfette, perché sono mie, non è che vado in giro a dire
sono il top del top, anzi secondo me hanno parecchi difetti che però non vanno, diciamo, a distaccarsi da quella che è la qualità della canna. Allora, innanzitutto il primo difetto, che secondo me è un po' scomodo, parliamo più di difetti scomodi, ecco, la canna alla fine fa il suo dovere al 100%. Il manico, come vedete, è molto sottile, con combattimenti duri, ad esempio mi è capitato di fare combattimenti con storioni qua e là, e molto spesso capita che dobbiamo appoggiarci la punta della canna, cioè il manico, magari attaccato al corpo per fare leva. Posso dirvi che è un po' scomodo perché fa un po' male, essendo molto sottile, però magari sono anche gusti personali, ognuno ha il proprio modo di gestire il pesce, chi magari fa così, chi magari se la punta, eccetera, lo sapete benissimo. Comunque può essere una cosa da prendere in considerazione. La placca porta mulinello è bellissima, si vede che è molto curata, eccetera, però vi assicuro che con mulinelli, ad esempio come ho fatto l'abbinamento io, gli Shimano XTD, non sembra essere così solida. A volte capita che nel combattimento, quando andiamo a prendere la canna, la ghiera inizia a svitarsi, il mulinello si muove leggermente, e questa cosa non mi è tanto piaciuta perché la placca deve essere solida al 100% e non mi ha pagato al 100%, ecco. E un'altra pecca, secondo me, è ad esempio che queste canne hanno 7 mesi circa e il rivestimento della placca portamulinello qui, che dovrebbe essere rivestito, si è già tolto abbastanza, quindi questo sta ad indicare la qualità che abbiamo della canna, che nei materiali non è il top. Secondo me su questa classe Shimano non è che abbia fatto un grandissimo lavoro di qualità, però si comporta benissimo. Secondo me non è una canna che puoi andare a pescare, andare tra le rame, buttarla per terra e via dicendo, in stile Nash, diciamo. Non è così assolutamente. Secondo me è una canna che va trattata con cura, che fa il suo dovere, porta tanti pesci a guadino, lancia frustate veramente cattive, ma deve essere trattata con cura, ok? Gli anelli sono abbastanza buoni, sono performanti, però devo dire che si piegano abbastanza facilmente, ecco. Comunque nel complesso è un'ottima canna, io ve la consiglio veramente perché sono contento al 100% di quello che ho fatto, e mi appaga in tutte le situazioni possibili. Adesso vi farò vedere qualche lancio magari che adesso proverò, e devo dirvi che è veramente strepitosa. Cambierò il mulinello perché io ho una lenza piuttosto spessa, metterò quelli di Stefano e andiamo a farci qualche lancio. In fase di test è stata raggiunta una distanza di 198 metri. La punta, in chiusura, vibra poco. Questo conferisce un'ottima precisione nel lancio. Direi che lancia. Come avete visto, le canne lanciano veramente bene, è sempre bello piegarle perché danno molta sicurezza, e queste sono canne che non vi ho neanche detto, sono canne adatte a lanciare piccoli stick oppure a lanciare anche bombette, ovviamente relazionate alla canna che è una 3,25, quindi non è che possiamo lanciare grosse bombette, però vi assicuro che lancia veramente bene anche bombette. E comunque questa è la canna che Shimano colloca come la canna da lancio economica, e così è stato, perché nel mercato è veramente difficile trovare una canna che lancia così bene senza problemi a questo prezzo e questa qualità, che comunque vi ho detto non è altissima perché comunque è una canna piuttosto economica, non vi durerà 20 anni,
però sicuramente è ottima, ecco, sotto il mio punto di vista. Vi ho fatto una spiegazione molto umile, io sono un pescatore come voi, quindi vado sempre alla ricerca di informazioni e quando mi viene chiesto, tranquillamente vado a darle agli altri. E ragazzi, spero che vi sia stato utile e insomma io ve la consiglio tra i 25 se fate una pesca all round in qualsiasi tipo di situazione, tra i 75 se siete degli animali da lancio. Vi lascio in descrizione i link utili per scoprire magari qualche altra recensione di qualche negozio, per capire dove acquistarle e trovare le informazioni al riguardo. Noi ci vediamo nel prossimo video, grazie della visione.